certificates sono strumenti finanziari apparentemente redditizi, che nonostante alcuni punti di forza, vanno utilizzati con cautela e solo se si è già investitori esperti. I principali punti di forza dei certificates sono la diversificazione. Acquistando un certificato, l'investitore ha l'opportunità di investire a costi contenuti in sottostanti, altrimenti non accessibili, come indici, materie prime, panieri di azioni, tassi di interesse e valute. La negoziabilità. I certificati vengono negoziati sul mercato regolamentato di Borsa Italiana e possono essere acquistati e venduti come semplici azioni. I capitali ridotti. Per investire in questi prodotti sono sufficienti importi contenuti, quindi un taglio retail al dettaglio. Solitamente si parte da 1.000 euro, è quindi possibile investire su più mercati, preferibilmente non esattamente correlati tra di loro, con cifre moderate e massimizzare così l'effetto della diversificazione, riducendo il rischio totale di portafoglio. Fra i rischi dei certificates, il principale punto di debolezza può risiedere nella struttura complessa del derivato cartolarizzato, non facilmente individuabile da un risparmiatore medio. Nell'analisi dei rischi rientrano anche il rischio emittente, in quanto questi strumenti finanziari sono passività emessi dalle banche. In caso di default dell'emittente, l'investitore rischia di perdere tutto senza possibilità di rivalsa. I certificates, infatti, non sono coperti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. La liquidità. Non tutti i prodotti sono scambiati sul mercato e quelli quotati scambieranno molto poco. Il prezzo. La controparte, decisa ad acquistare i certificates, è solitamente la stessa banca che li ha emessi, che funge anche da market maker, assicurandone la negoziabilità e la liquidità. Se c'è un solo operatore, il prezzo è fissato in regime di monopolio. Le commissioni di sottoscrizione e upfront elevati. I certificates promettono, nella maggior parte dei casi, guadagni e perdite sbilanciati a favore dell'emittente. Il rischio di perdere, analizzato per le probabilità che si verifichi l'evento negativo, è maggiore della probabilità di guadagnare analizzata per le probabilità che si verifichi l'evento favorevole.